Allora, riprendiamo il nostro discorso sui casi d'uso. Rimangono buoni da fare un paio di puntualizzazioni di tipo generale, poi entriamo nel dettaglio della sintassi, dei diagrammi, dei casi d'uso e delle narrative. Il modo di rappresentare l'insieme dei casi d'uso di un sistema, dal nostro punto di vista principalmente, sarà attraverso il diagramma di casi d'uso grafico, che come abbiamo visto riassume in pochi tratti la specifica di quali sono i casi d'uso, e di ogni caso d'uso si esprime l'obiettivo che l'attore avrà nel momento in cui inizia l'interazione, si specifica l'attore stesso, quindi qual è il tipo di utente che può attivare quel caso d'uso. A volte, come in questo caso, si può indicare anche una cornice che indichi il confine del sistema, cosa è dentro, cosa è fuori dal sistema. Allora, in casi come questo indicato qua è del tutto inutile, perché è ovvio che l'utente sia fuori dal sistema e i casi d'uso siano dentro. Si usa quando abbiamo sistemi più complessi, fatti magari di più moduli e più parti, e allora indichiamo più confini di sistema o di sottosistema all'interno dei quali ricade un sottoinsieme di casi d'uso. Quindi fare un rettangolo solo non serve nulla, non aggiunge informazione. Farne 3-4 e poi dislocare i casi d'uso all'interno di diverse parti del sistema invece aggiunge informazione. Quindi molto spesso, quando non abbiamo ancora un'architettura del sistema, non abbiamo ancora deciso quali saranno le parti, i moduli del sistema, questo confine, no, che delimita appunto il sistema stesso, non è ancora noto e quindi non si specifica. Quando diventa noto possiamo cominciare a specificarlo, ma noi normalmente nei nostri esercizi lavoriamo prima, quindi non abbiamo ancora informazioni di come ripartire i vari casi d'uso. Un altro modo di rappresentare la stessa informazione, quasi la stessa informazione, in realtà un pochino di più, potrebbe essere in forma tabulare, in cui elenco gli obiettivi dei singoli casi d'uso, gli attori che ne sono responsabili, e poi posso anche fornire, visto che rispetto alla figura ho più spazio a disposizione, posso anche fornire quello che chiamiamo un brief, cioè una breve descrizione. La descrizione di che cosa consiste questa sequenza di interazioni e ovviamente che obiettivo porta. Questo aiuta, no, a capire di che cosa si tratta, mentre il diagramma grafico ci dà molto facilmente la vista d'insieme, di qual è l'insieme di tutti i casi d'uso. Questo comincia a parlare un pochino di più di ogni singolo caso d'uso, dice qualcosa in più, che non sia solamente il titolo. No, il titolo ce l'abbiamo lo stesso, qui è chiamato goal, ma in più aggiunge un piccolo paragrafo di testo, qualche riga, no? Lo chiamo brief, non a caso, cioè le linee guida dicono non superare mai le 6 frasi, cioè 6, il numero magico potrebbe anche essere 5, non è significativo in sé. Ma dice che comunque la descrizione è che deve essere molto limitata. Far capire che cosa succede lì. È chiaro che lì, in questa descrizione breve, non si riuscirà a dare il dettaglio di come avviene l'interazione. Però chiarisce la funzione che stiamo cercando di realizzare. E questo è un tipo di livello di dettaglio, se vogliamo il livello di dettaglio minimo. Ho il titolo, posso avere una descrizione breve,
oppure posso avere descrizioni più articolate. Come sempre, man mano che si va avanti nel progetto, il livello di dettaglio tende sempre a crescere. Descrizioni più articolate in teoria potrebbero essere di due tipi: libera, testo libero, questo che qua è chiamato casual nella slide, cioè sì, ho un sommario di due o tre righe, ma in realtà posso anche scrivere una paginetta spiegando, raccontando che cosa succede in formato libero, no? Testo libero, sotto forma a volte di storia. Allora l'utente è andato lì, ha fatto questo, il sistema gli ha risposto, ma poteva anche rispondere a una cosa diversa, allora in questo caso sarebbe successo quest'altro, racconti cosa può succedere in forma di prosa. Oppure la stessa informazione può essere messa in forma schematica dettagliata, più rigida, no? Qui è scritto formale, cioè seguendo certi campi, certe regole. Chiaramente la versione formale sarà più, un pochino più ostica da leggere, perché devi riuscire a capire come leggerla, quali sono i campi, ma sicuramente sarà più precisa. Quindi noi quello che ci appresteremo a fare, quando parliamo del narrativo e del carri d'uso, è imparare un modo di raccontare la descrizione dettagliata di un caso d'uso in modo formale, in modo schematico, non libero. Non ci interessa quasi mai scrivere tanto, ma ci interessa scrivere quel poco che sia preciso. Quindi abbiamo una parte di brief che è un paragrafetto leggibile, riassuntivo, e poi una parte di dettaglio che invece sarà molto schematica. Allora, quindi abbiamo questi due mondi per parlare di casi d'uso: il diagramma di casi d'uso propriamente detto, cioè il disegnino UML, che verrà usato essenzialmente per definire l'indice, l'insieme di casi d'uso rilevanti. Poi vedremo che questo insieme, anche a sua volta, l'insieme di casi d'uso può essere visto a diversi livelli di dettaglio. E poi ciascuno di questi casi d'uso va poi a sua volta descritto in una descrizione breve, in un brief, oppure in una descrizione dettagliata, usando un modello opportuno. Per quanto riguarda la descrizione dettagliata, non usciamo dall'UML. No, lo sforamento di UML non prevede, non ci dice come fare la descrizione dettagliata, non c'è un diagramma, non c'è uno schema per farlo, e quindi prenderemo ispirazione da altre fonti, da altri ricercatori che hanno fatto delle proposte, e noi ne adotteremo una, no? Quindi non c'è uno standard come invece potrebbe esserci nei casi d'uso. Ma partiamo dalla prima metà, no? I diagrammi dei casi d'uso. I diagrammi dei casi d'uso servono per rappresentare nel loro insieme i casi d'uso che ci interessano, e talvolta possono anche comprendere, quando ci sono pochi casi d'uso soprattutto, anche un po' di informazioni in breve. Abbiamo già accennato brevemente la volta scorsa a quali sono gli elementi sintattici di questi casi d'uso, e principalmente gli elementi sono due: gli attori e i casi d'uso stessi. Gli attori sono gli omuncoli stilizzati, e i casi d'uso sono degli ovali. L'attore, per essere attore, lo ripetiamo ancora, deve interagire con il sistema. È colui, la persona esterna al sistema, che scambia informazioni col sistema. In alcuni casi, in alcuni testi trovate che l'interpretazione che vi dice che l'attore potrebbe anche essere un oggetto, l'interazione di un sistema con un altro, quindi un sistema informativo che svolge il ruolo di attore nei confronti di un altro. Io trovo che confonda, sinceramente, perché un conto è interagire con un utente, un conto è un'interazione tra due sistemi informativi che invece è molto più codificata. Quindi formalmente, se andate a vedere, diciamo così, la definizione dell'UML, l'attore può essere un utente o un altro sistema. Noi
lo useremo quasi sempre, quasi esclusivamente, come nell'accezione l'attore uguale utente. No? Anche perché poi in realtà non stiamo progettando sistemi distribuiti, no? Quella parte lì è più una parte di progettazione architetturale che, in cui si va a descrivere, no? Come un sistema interagisce con un altro. Oltre al fatto che mi lascia un pochino a disagio a presentare un sistema informativo col disegnino di un umano, secondo me c'è qualcosa di malato proprio nella definizione. Ma l'importante è, diciamo, che il sistema informativo nostro potrebbe anche non accorgersi o non sapere chi sta interagendo con lui. Sa che c'è un'entità esterna che in qualche modo scambia informazioni. Questo è il punto chiave. Queste informazioni vengono scambiate a formare un dialogo, si sviluppano secondo un dialogo di eventualmente più passaggi, tutti i passaggi necessari a raggiungere l'obiettivo. E il caso d'uso va a descrivere appunto l'unità funzionale, quindi la funzionalità di senso compiuto più piccola possibile che possiamo pensare nel sistema, alla quale l'utente, l'attore, può associare un proprio obiettivo. Attori e casi d'uso possono essere collegati con le frecce, con le linee. In alcuni casi trovate anche la freccia in un verso, la freccia nell'altro verso, in realtà non ha nessun significato particolare. Semplicemente associa l'attore al caso d'uso, alcuni preferiscono disegnare la freccia con la punta, ma non cambia il significato, no? Solamente una preferenza grafica. Alcuni però, sono casi particolari, usano la direzione della freccia per indicare chi comincia per primo. Un caso d'uso che è iniziato dall'attore, l'attore fa il primo passo, il sistema farà il secondo. In quest'altro invece il sistema che fa il primo passo e l'attore risponde. Non è molto usata questa notazione, non la ritengo fondamentale. Nella maggior parte delle interazioni tra utenti e sistemi, provate un po' a immaginarlo, chi fa il primo passo è sempre l'utente. Nella maggior parte. È difficile immaginare un sistema che adesso ti costringe a fare qualcosa, mentre invece è facile per te costringere un sistema a fare qualcosa. Vai lì, lo apri, ti colleghi e lui deve rispondere. Quindi sei tu che fai la prima interazione, il sistema deve dare la prima risposta. Il contrario è abbastanza raro. Il contrario, immaginate il meccanismo, vi arrivano notifiche di qualche cosa, allora è un'azione che è iniziata dal sistema, il primo passo di interazione lo fa il sistema e tu devi fare il secondo. E questa, vabbè, è la relazione fondamentale. Quale attore può giocare il ruolo di attore primario in quale caso d'uso? Poi ci sono alcuni costrutti aggiuntivi. Ce ne sono due che ci faranno litigare per un mese, che sono l'inclusione e l'estensione. L'inclusione è una relazione tra due casi d'uso, di cui uno è parte dell'altro. Io devo svolgere un caso d'uso molto articolato che contiene vari passaggi. Alcuni di questi passaggi li separo, li disegno a parte, gli do un nome e definisco un caso d'uso separato per questi. Che ne so, immagina che ci sia, per farla facile, un modulo di registrazione in un sito. All'interno di questo modulo di registrazione ho diversi passaggi. Un passaggio è quello di inserire i dati anagrafici. Inserire i dati anagrafici di per sé è già una funzionalità magari articolata. Allora io posso pensare di avere il caso d'uso della registrazione al sito e un altro caso d'uso più piccolo che è l'inserimento di dati anagrafici, perché mi fa comodo descriverlo a parte, perché magari è complicato, perché magari deve fare dei controlli, delle verifiche, ma fa parte del caso d'uso principale, che è quello della registrazione.
in termini di obiettivo utente, l'obiettivo dell'utente non è inserisco i dati anagrafici, perché così mi sono alzato al mattino e mi sento una pulsione di inserire i miei dati anagrafici da qualche parte. No, lo scopo è quello di completare una registrazione che al suo interno comprende un caso, una porzione, no, che ho disegnato a parte, un po' come facevamo con le attività complesse nel diagramma di processo. Quando c'era qualcosa di complicato da disegnare lì, lo disegnavamo a parte e poi con l'attività complessa si faceva un richiamo. Allora, a questo serve la relazione di inclusione. Un caso d'uso ne include un altro, in questo caso il caso d'uso B include il caso d'uso A. La definizione dice perché la funzionalità che è descritta nel caso A viene usata all'interno del contesto della funzionalità B. Cioè, pensate che dentro B ci sia un pezzo A copiato in piccolo, messo dentro. Nell'esempio che dicevamo prima avremo un caso d'uso registrazione che include un altro caso d'uso dati anagrafici. La freccia va dal caso d'uso principale verso il caso d'uso secondario, parziale. E quindi in qualche modo per completare il caso d'uso B è necessario a un certo punto aver completato il caso d'uso A, che verrà a un certo punto presentato. Perché mi conviene o vorrei a volte usare questa relazione, mi conviene modellare questa relazione? In due casi. Il primo caso è quello più semplice. Può darsi che il caso d'uso A serva anche in altri contesti. Allora, immaginiamo di avere nel nostro sito, c'è la registrazione cliente e la registrazione del fornitore, che magari richiedono informazioni molto diverse. Il cliente può registrarsi chiunque, il fornitore magari deve averlo abilitato prima, quindi richiedono proprio modalità di registrazione diverse. Ma entrambi dovranno fornire dati anagrafici. Allora, in quel caso avrò due casi d'uso, registrazione cliente e registrazione fornitore, entrambi includono la funzionalità fornisci dati anagrafici. Quindi ho messo a fattor comune, ho esplicitato che c'è una piccola funzionalità che si ripete uguale in due casi d'uso indipendenti. Questo mi aiuta anche poi dal punto di vista dello sviluppo, perché quella funzionalità è la stessa. Quindi metto in evidenza, porto a fattor comune dei casi d'uso che sono inclusi in più casi d'uso principali, anziché scriverlo due volte, lo scrivo una volta sola e lo richiamo più volte. È sempre una buona prassi. Questo è il caso principale, l'utilità principale. Poi esiste un'altra utilità più strumentale, più, diciamo, legata alla comunità di modellazione, è il fatto che se il caso d'uso ha, in realtà al suo interno è articolato in tanti passaggi, in tanti controlli, allora fa comodo proprio separarlo. Quando descriveremo poi la narrativa dettagliata dei vari passaggi, averlo tutto lungo inserito all'interno di un altro elenco, vedremo poi come sono fatti questi elenchi, complica le cose e riduce la comprensione. Allora lo posso tenere da parte semplicemente per poterlo scrivere su una pagina diversa e poi farò semplicemente un richiamo. Quindi non so, in questo caso è solamente una questione di ordine. Una cosa che hanno in comune tutti i casi d'uso inclusi, quindi come A, quelli che sono dal lato della freccia, è che normalmente non corrispondono a obiettivi dell'utente, non sono indipendenti, non hanno uno scopo proprio. Esistono in quanto sono un passaggio importante, se vogliamo, va bene, ma un passaggio di un altro caso d'uso. Questo vuol dire, nella pratica, dal punto di vista del diagramma, che l'omino, l'attore, sarà sempre solo collegato al caso d'uso principale, perché l'omino attiva il caso d'uso principale, in questo caso B. Poi nello svolgere B si trova a dover svolgere anche A, ma A di per sé non viene quasi mai attivato. Cioè, normalmente
Le eccezioni ci sono sempre, quindi fatemi aggiungere questi avverbi tipo normalmente o di solito. Ma è quasi una regola. Il caso d'uso incluso da solo non sta in piedi. Da solo non corrisponde all'obiettivo dell'utente. E quindi non vedremo mai la freccia tra attore e caso d'uso incluso. Ok? Altri costrutti. Ma i costrutti, lo dicevamo già nell'ultima lezione in fase di chiusura, possiamo usare il concetto di generalizzazione o ereditarietà, che già avevamo visto per le classi, per il modello concettuale, quindi la freccia con la punta vuota, e questo lo posso usare sia tra attori sia tra casi d'uso. Quello tra attori ovviamente è più semplice da comprendere, perché io posso avere, come in questo esempio, l'attore che è il venditore e poi un caso particolare che è il supervisore della forza vendite, che anche lui è un venditore ma ha delle caratteristiche in più, quindi è una sottoclasse, fa tutto ciò che fanno i venditori ma fa anche delle cose in più. Allora, anziché avere due attori separati, venditore e supervisore, il venditore può fare un ordine, il supervisore può stabilire il budget, il credito e anche fare gli ordini, per evitare di avere questa doppia informazione si dice semplicemente in un'unica freccia: guarda che il supervisore è anche un venditore, e quindi in automatico può fare tutto ciò che potevano fare i venditori. Se vi trovate a disegnare dei diagrammi di casi d'uso in cui avete molti attori e un certo insieme di casi d'uso, vedete che si incrociano in tutti i modi possibili le frecce, o quasi, vuol dire che ci sono molti attori che hanno ruoli simili. Allora, in quel caso forse ha senso accorparli in un attore che faccia le cose comuni e poi delle sottoclassi di attore che invece vadano a specializzare solamente alcune funzionalità. Lo scopo è lo stesso dell'inclusione, avere un maggior ordine concettuale innanzitutto. E soprattutto se poi nella fase di sviluppo delle specifiche mi accorgo che il venditore deve fare una funzionalità in più, aggiungo qui, automaticamente viene ereditata sotto. Se altrimenti avessi i singoli attori che si collegano a quelle funzionalità, devo chiedermi, attore nuovo per attore nuovo, se quella funzionalità deve essere abilitata o no. Quindi si complica ovviamente la manutenzione del sistema. È possibile anche definire ereditarietà tra casi d'uso. In questo caso ho un caso d'uso più generale e un altro caso d'uso più particolare, più specializzato, più specifico. Quindi magari ho il caso d'uso principale, facciamoci gli esempi che facevamo prima, lo studente si iscrive, e poi ho l'altro caso d'uso che è lo studente straniero si iscrive, che condivide in buona parte le funzionalità del caso principale ma ha delle specificità in più, delle differenze. Allora, in questo caso posso modellarlo come caso d'uso a parte che eredita da quello principale, e vado, quando descrivo questo caso d'uso, vado a descrivere solamente più le differenze, le cose in più che vengono fatte o le cose diverse che vengono fatte, in quale, senza dover riscrivere due casi d'uso quasi uguali di 25 passi che differiscono nel passo numero 3 e nel passo numero 12. E poi c'è il gioco di trovare differenze per capire cosa c'è di diverso. Invece ne descrivo uno e poi ne scrivo un altro dicendo il passo 3 è sostituito con questo, il passo 12 è sostituito con questo. Molto più leggibile, molto più chiaro. Quindi, poi a questo punto questi due casi d'uso A e B sono casi d'uso veri, nel senso che potrò avere degli attori che attivano il caso d'uso A e attori che attivano il caso d'uso B. Non è come con l'include dove uno di questi è di serie B. Si
si può attivare sia un caso d'uso più generale sia un caso d'uso più specifico. È abbastanza raro, se penso per dire agli esercizi che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni, forse non abbiamo mai usato questo costrutto, non c'è mai stato necessario utilizzarlo. Poi esiste invece l'altro tipo di relazione, quella che fa pugni con l'inclusione, che è detta estensione. Un'estensione sembra il contrario dell'inclusione, ma non lo è. Non proprio. Prima proviamo a leggere questa frase e poi cerchiamo di spiegarcela. La relazione di estensione dal caso d'uso B al caso d'uso A, freccia che va da B a A, indica che un'istanza del caso d'uso A, istanza indichiamo una singola attivazione, una delle volte in cui quel caso d'uso viene usato, può essere aumentata attraverso il comportamento specificato da B. Decodifichiamo questa frase, che dice che io ho un caso d'uso A che ha la sua dignità, fa il suo lavoro. A volte però, mentre faccio A, può capitare che mi venga voglia di fare anche B. B lo potrei fare comunque, anche indipendentemente e separatamente da A. Faccio un esempio perché è più facile. Immaginiamo di essere su un sito di commercio elettronico. Allora, sicuramente avrò la funzionalità che dice ricerca un oggetto. È un caso d'uso, allora io vado lì, ricerco, inserisco i criteri, l'ordinamento, il prezzo, tutto questo, tutto ciò che voglio, all'interno del caso d'uso ricerca, prodotto. Poi, se è commercio elettronico, avrò anche un caso d'uso acquista prodotto. Quindi ho un prodotto visualizzato, metti nel carrello, conferma l'acquisto, scegli la spedizione, eccetera, eccetera. Sono due casi d'uso indipendenti. Io dico, adesso guardiamo un po' cosa c'è. Entro mentalmente nel caso d'uso ricerca e posso fare la ricerca per tutto il pomeriggio. Poi spengo il computer e sono a posto. Oppure so già qual è il prodotto, magari ho anche il link o l'ho salvato ieri, non lo so. Vado a colpo sicuro sul prodotto e quindi dico, ok, adesso lo acquisto. No, mentalmente il mio obiettivo è adesso lo acquisto. Mi collego al sito, arrivo alla pagina del prodotto, inserisco nel carrello acquisto e pago. E ho attivato solamente il caso d'uso acquisto. Quindi sono casi d'uso che possono essere attivati indipendentemente, cioè l'utente può avere l'uno o l'altro indifferentemente come proprio obiettivo da raggiungere. Ma è anche naturale nella fase di ricerca dei prodotti che a un certo punto, quando sono su un prodotto, lo acquisti. Se fossero due casi d'uso veramente separati, dovrei entrare nel sito, fare ricerca, trovo un prodotto, ah che bello, mi segno il codice, poi ricomincio da capo e ci sarà un'altra voce di menu che dice acquista, in cui devo inserire il codice e lo posso acquistare. Perché sarebbero due casi d'uso, no, separati, indipendenti. Invece chi costruisce i siti di commercio elettronico permette, anzi, è tanto bravo se riesce a permettere una transizione da un caso d'uso a un altro. Ero entrato per fare ricerca, ma a un certo punto un'estensione della ricerca può essere l'acquisto. Il caso d'uso ricerca può essere esteso dal caso d'uso acquisto. Vuol dire che a un certo punto nel caso d'uso ricerca posso saltare all'altro. In qualche modo cambiare obiettivo anche. Ma senza dover ricominciare da capo. Questo dice che il caso d'uso acquisto estende il caso d'uso ricerca. O il caso d'uso ricerca viene esteso dal caso d'uso acquisto. Quindi avremo acquista, extends, freccia verso ricerca.
sia acquista che ricerca sono casi d'uso validi. Possono essere attivati indipendentemente senza conoscere l'un l'altro, ma in più a metà di ricerca posso passare ad acquista. È come se del caso d'uso ricerca ce ne fossero due varianti, una magra e una grassa. Quella magra che fa la ricerca e basta, e quella grassa che fa la ricerca ma a un certo punto ti permette anche di acquistare. Solo che la parte che ti permette di acquistare è già identica a un caso d'uso che ho, che è quella di acquisto. E quindi mi conviene rappresentarlo con questo tipo di notazione. Quindi ci immaginiamo l'utente che faceva una certa cosa, poi nell'esecuzione del caso d'uso A può capitare qualcosa. In questo caso dice c'è un errore e allora devo fare B, devo gestire in qualche modo un'eccezione, un'anomalia. Ho dimenticato la password e quindi vai a recuperare la password. Oppure l'utente semplicemente cambia idea e quindi il sistema gli offre un modo comodo, diretto, di spostarsi da un caso d'uso a un altro. Questo è il significato di estensione. È un po' antintuitiva la freccia, perché l'utente si sposta da A verso B. Prima faceva A e allora poi salta a fare B, mentre la freccia punta da B verso A, no? Punta dal caso estensione verso il caso che viene esteso. Quindi in qualche modo la freccia è al contrario rispetto all'include, no? L'utente fa A e nel fare A a un certo punto uno dei passaggi, uno dei punti intermedi è fare C, quindi l'utente in qualche modo segue la freccia per andare a fare C, mentre invece nel caso dell'estensione va a controcorrente rispetto alla freccia. Non è colpa mia, non ho deciso io dove deve andare la freccia, però all'inizio chiaramente crea un po' di confusione. Ok, quindi sono entrambi notazioni, sia l'inclusione che l'estensione, sono notazioni che collegano tra di loro diversi casi d'uso. Nell'inclusione la relazione è molto subordinata, cioè il caso d'uso C da solo non esiste, è solamente un vassallo del caso d'uso A, è un passaggio intermedio, è un punto di comodo, eccetera. L'utente non avrà mai, non sarà mai collegato al caso d'uso C incluso, mentre l'estensione è la relazione tra casi d'uso entrambi validi, entrambi completi. A vale, B vale, ma in più da A posso passare a B. Posso passare a B a causa di qualche cosa che avviene nel sistema o a causa di qualche cosa che decide l'utente, che fa l'utente. Il secondo paragrafo di questa slide dice che io potrei anche indicare nel diagramma dei casi d'uso una sezione all'interno del caso d'uso, oltre al nome, anche i punti di estensione, cioè che sono in realtà l'elenco dei motivi per cui potrei aver bisogno di un'estensione. Adesso qui non aggiunge molto di più rispetto semplicemente alla presenza della freccia, però quando vedremo le narrative vedremo che a un certo punto scriveremo che al punto 6 faccio un'estensione 6.1 che fa una cosa diversa, quindi lo richiameremo di più quando faremo la descrizione dettagliata. Ok? Vabbè, questo esempio. Allora, fin qua abbiamo parlato di genericamente di casi d'uso. Abbiamo parlato del livello di dettaglio in merito alla descrizione del singolo caso d'uso. Ma in realtà anche sui casi d'uso possiamo chiederci un'altra domanda. Cioè, quanto è grossa la funzione che viene descritta? Io posso avere un sistema che descrivo per sommi capi. Quali sono i principali
casi d'uso descritti per sommi capi a livello di sommario sono ad esempio, non so, la gestione del profilo utente, la gestione dei messaggi, la gestione dei file, la gestione di... Sono tutti, che so, la gestione del proprio profilo è un caso d'uso, perché è qualcosa che io posso decidere di voler fare, il sistema mi offre di fare e io a un certo punto posso aver concluso. Quindi ci sono tutti gli elementi, ho l'obiettivo, ho delle modalità di interazione e ho un modo per capire quando l'obiettivo è stato raggiunto. Però capiamo che è un'affermazione un po' generica, perché in realtà la gestione del profilo sarà divisa in aggiorna l'immagine, aggiorna la descrizione, aggiorna l'indirizzo di mail, cambia la password, decidi che cosa è privato, che cosa è pubblico, eccetera eccetera. Allora, queste qua sono tante funzioni individuali che fanno parte in qualche modo della gestione del profilo. Qui noi abbiamo modi diversi di parlare. Possiamo avere casi d'uso più generali, che chiameremo di livello summary, come gestisci il profilo, e casi d'uso più specifici, come modifica l'immagine del profilo, che sono un pochino più concreti, un pochino più specifici. In questo caso li chiameremo casi d'uso a livello user goal, dove il focus è proprio sul singolo obiettivo che l'utente si può dare a livello locale. Aumentando ancora il livello di dettaglio, potremmo avere dei casi d'uso a livello, a volte, di sub-function, di sottofunzione. Cioè all'interno di un user goal, tipo cambia l'immagine del profilo, posso avere un altro piccolo caso d'uso del tipo, sapete, quando caricate l'immagine poi vi permette di ritagliarla, aumentarla, ingrandirla, diminuirla, spostarla. Allora, quello è anche questo è un caso d'uso, cioè ottimizza, adatta l'immagine del profilo che hai appena caricato, però è una sottofunzione di un determinato caso d'uso a livello di user goal. Quindi abbiamo livelli di granularità diversi, a seconda degli occhiali che ci mettiamo. Mettiamo un cannocchiale, vediamo una cosa lontano, mettiamo invece gli occhiali, vediamo una cosa vicino, prendiamo il microscopio e vediamo l'interno delle cose. L'importante è chiarire a che livello stiamo parlando. Il livello summary è utile come macro indice delle aree su cui il sistema può lavorare. Poi magari per ciascun caso d'uso che abbiamo descritto a livello summary salteranno fuori molti casi d'uso a livello di user goal. E dove è necessario, per un determinato caso d'uso a livello di user goal, si possono andare a analizzare dei casi d'uso a livello sub-function. Noi cercheremo di... Noi, allora, innanzitutto lavoreremo principalmente nei primi due livelli, perché quello sub-function fa già parte, ovviamente, della parte di progettazione, dove entro nel dettaglio. E tra i primi due livelli, soprattutto nel secondo, che è quello dove c'è effettivamente da ragionare di più, dove si definisce effettivamente che cosa fa il sistema. Quindi il livello summary è un livello in cui i singoli casi d'uso sono ampi, sono una descrizione ampia che in qualche modo è fatta per contenere concettualmente tante descrizioni più specifiche dei livelli successivi. È un po' come se fosse il primo livello dell'indice dei contenuti dei casi d'uso, dell'indice dei casi d'uso. Il primo livello sono quelli del summary, ma sono casi d'uso anche loro, non dettagliati, tipicamente hanno una descrizione breve, perché quando dico gestisci il profilo non è che sto dicendo qualcosa di concreto specifico, quindi la sua descrizione non potrà essere troppo analitica. Però è un po', lo vediamo un po' come un contenitore di un gruppo, o un contesto, meglio detto, di un gruppo di casi d'uso a livello di user goal. Ah, guarda, questo caso d'uso modifica il profilo, fa parte di quell'altro a livello più alto, a livello summary. Ad esempio, qui c'è un caso d'uso, non andiamo ancora a leggere il dettaglio dei campi, perché impareremo cosa vogliono dire queste frasette strane. Gestisce
i fondi del vostro conto bancario. Questo è chiaramente un caso d'uso a livello summary. Se vogliamo un indicatore del fatto che il caso d'uso sia a livello summary è che non riusciamo a trovare un verbo più specifico che non gestisci o i suoi sinonimi. Un conto è cambia l'immagine del profilo, un conto è imposta le proprietà di privacy, sono cose specifiche. Però se le metto insieme non riesco più a descrivere se non dicendo gestisci il profilo, perché è ampio. Quindi in generale gestire delle cose si usa quasi sempre questo verbo, o verbi analoghi, ecco, che non indicano un'azione specifica. Poi invece quelli più concreti sono i casi d'uso che abbiamo chiamato di livello user goal, in cui effettivamente è l'utente, descrivo l'utente che fa delle cose. Tenete presente che anche a livello summary ci sono gli attori, no? Che possono servire a far capire a quali aree funzionali del sistema informativo hanno accesso i vari tipi di attori. E poi ogni attore avrà poi l'elenco dei suoi casi d'uso a livello user goal dettagliato, specifico. E dove effettivamente si va a considerare la singola azione di senso compiuto per l'utente, quindi in cui l'utente può potersi dire soddisfatto dopo che l'ha compiuta. E quindi ad esempio all'interno del caso d'uso a livello summary di gestisci il tuo conto c'è un caso d'uso specifico che è deposita dei soldi. È più specifico, fai un'azione ben precisa, definisci bene l'inizio e la fine. È possibile poi, dicevamo, entrare a livello subfunction, ma non ci spenderei troppo tempo se non per dire che vanno a analizzare dei, diciamo così, quando l'azione a livello di user goal è particolarmente complessa e articolata, allora conviene di nuovo andare a dettagliare meglio alcuni dei suoi passi. Ad esempio, qui c'era un esempio del bancomat, no? In cui l'utente faceva il deposito oppure il prelievo, c'è una fase che è quella di identificazione del cliente. Cioè se sulla tessera metto il PIN, lo verifico, allora quella è una fase critica. Quindi l'interazione in quella fase può valer la pena di descriverla separatamente. È un po', possiamo pensarlo quasi come un'inclusione, include una sottofunzione. Anzi, normalmente lo si rappresenta così, io il caso d'uso prelevo i soldi che include identificati inserendo il codice, che viene descritto a parte, allora in questo caso incluso è un caso a livello di subfunction, è un dettaglio, anche perché non corrisponde quasi mai, non potrà corrispondere all'obiettivo dell'utente. È una sottofunzione, l'utente non interessa una sottofunzione, l'utente interessano le funzioni che il sistema svolge. Quindi quello che avevamo prima visto dal punto di vista sintattico, caso d'uso principale include caso d'uso secondario, quella sintassi lì la possiamo usare per dire che un caso d'uso a livello user goal può includere un caso d'uso a livello subfunction. Questa non è scritta in questo modo. Ovviamente in questa descrizione dobbiamo riuscire a dire le cose essenziali senza scrivere troppo, senza dare troppi dettagli, troppe informazioni. Non stiamo ancora scrivendo il codice, stiamo dando le informazioni essenziali per specificare quali funzioni realizzare il sistema e quindi quali funzioni dovrà realizzare il codice che verrà costruito. Quindi sempre per evitare il trucco generale, per evitare di essere troppo specifici, troppo dettagliati, è mettersi sempre dal punto di vista dell'utente. L'utente ha una vista su ciò che fa il sistema limitata dai propri interessi e dalle informazioni che vengono scambiate col sistema.
Ad esempio, qui abbiamo un contesto che dice che Jenny è in fronte a, di fronte, no? In piedi di fronte al bancomat, ha inserito il PIN e sta cercando il bottone invio. Questo secondo voi a che livello è? Summary user o sub function? Non guarda la seconda frase, lasciate perdere. La prima frase. Descrive, dà una breve descrizione di un caso d'uso, cioè il caso d'uso in cui ho inserito il PIN e non ci vede. Il caso è buio e quindi sto cercando il tasto di invio per confermarlo. A livello sum, questa descrizione a livello summary, a livello user goal o a livello sub function? A livello sub function. Ok? Allora, non conosco nessuno che sia andato dal bancomat perché voleva premere invio. Non è l'obiettivo. Quello è solo un passaggio intermedio che fa parte della fase di autenticazione di qualcosa di più ampio che è il perché. Perché ha voluto inserire il PIN? Qui non ce lo dice questo. Qui ci manca l'obiettivo utente, non può essere a livello user goal. Non c'è lo user goal qua. C'è un'azione che fa l'utente in una sottofunzione. Se volessi definire uno user goal, dovrei prenderla un pochino più alla larga e dire che okay, Jenny vuole prelevare dei soldi e quindi a un certo punto fa delle cose. E se lo volessi definire a livello di summary, direi Jenny interagisce con il bancomat. Ok. Allora, a questo punto, prima di entrare nella seconda parte, cioè quella delle narrative, proviamo a esercitarci un pochino sulla descrizione dei casi d'uso, almeno dei diagrammi di casi d'uso. Okay? Quindi ci prendiamo il nostro esercizio di riferimento che stiamo portando avanti e proviamo a modellare prima gli attori, i casi d'uso a livello summary e i casi d'uso a livello user goal. Cominciamo a fare un pezzo prima dell'intervallo. No, tagliato cartella. E prendiamo il chip on paper, che è quello che avevamo sviluppato per primo. Lo ricordate, no? Quello del biglietto che va timbrato, convalidato, eccetera. Allora, proviamo a chiederci, finora abbiamo descritto le informazioni su cui questo sistema deve lavorare e il processo che rappresenta il ciclo di vita del biglietto e la procedura di pagamento. Adesso, partendo da questi processi, entriamo più in dettaglio e facciamo un caso d'uso inizialmente a livello di summary. Quindi, a livello di summary ci chiediamo quali sono gli attori del sistema e quali sono le aree funzionali che il sistema deve offrire a ciascuno di questi attori. Okay? Questo lo possiamo fare attraverso appunto un diagramma di casi d'uso che chiamiamo, ops, non voglio, chiamare, voglio
chiamarlo non use case 0 ma rinominati summary. In questo caso il sistema è abbastanza piccolo da avere un solo caso turno livello summary, in cui vado innanzitutto a identificare chi sono gli attori principali, eventualmente vedere se ci sono delle relazioni di ereditarietà tra questi attori principali. Allora, un attore è colui che interagisce in qualche momento con il sistema. Sicuramente c'è il venditore. L'avevamo già incontrato nel diagramma delle classi, l'avevamo chiamato rivenditore. Allora, in questo diagramma delle classi, che non si vuole aprire, di qua, dunque, non farmi arrabbiare, diagramma, use case, use case, diagramma, eccolo. E questo lo cancelliamo. Summary. All'interno di summary ci metto un attore. Uno è il rivenditore. Quando io cerco di chiamare rivenditore quell'attore, Asta si arrabbia e mi dice no, scusa, non puoi. Perché? Perché rivenditore è già il nome di un concetto. No? E ci sta dicendo, guarda che tu stai facendo confusione tra rivenditore, la classe rivenditore, che è la classe che raccoglie le informazioni a proposito dei rivenditori, ricordiamoci sempre questa frase che è sottintesa davanti a ogni singolo bit di questa immagine, con una persona che svolge un certo ruolo nel sistema. Non sono la stessa cosa, uno è la persona e l'altro sono le informazioni su quel tipo di persona. Non chiamarle nello stesso modo perché altrimenti ti confondi. Quindi noi lo possiamo chiamare, ad esempio, io scrivo actor rivenditore per ricordare che è l'actor del rivenditore, oppure chiamatele qualche altro nome, il signor rivenditore. Non ti lascio chiamare nello stesso modo, sempre per ribadire o per evitarci, no, di cadere sempre nell'errore di confondere l'utente che fa operazioni con le informazioni a proposito di quell'utente. Allora, sicuramente il rivenditore interagisce col sistema. E proviamo a pensare in quali macro aree il rivenditore interagisce col sistema. Sicuramente nella fase di convalida e vendita dei biglietti, li attiva, li vende, eccetera, carica le corse sopra, c'è tutta quella parte lì. E poi c'è la parte a fine mese che invece gestisce i pagamenti e le fatturazioni. Sono due macro aree. Quindi a livello summary io troverei due casi d'uso che sono, se vogliamo, la gestione biglietti e la gestione pagamenti. Meglio, ci siamo detti l'altra volta, cerchiamo di mettere gestire biglietti, gestire pagamenti. Martedì avevamo detto, cerchiamo di interpretare questi diagrammi costruendo la frase: l'attore interagisce col sistema per
gestire i pagamenti. Quindi usiamo il verbo e non il sostantivo. Ma se vogliamo in dettaglio. Se vogliamo, allora noi sappiamo che stiamo disegnando un diagramma a livello summary. Gestire biglietti vuol dire più cose, no? E lo faremo poi a livello di user goal, le singole cose che può fare il rivenditore con i biglietti. Noi abbiamo chiamato questo diagramma summary, per ricordarci che stiamo modellando a livello summary. Se vogliamo renderlo più esplicito, possiamo etichettare ciascun caso d'uso attraverso uno stereotipo. Il meccanismo degli stereotipi c'è in tutto UML, ovunque, lo trovate nei diagrammi delle classi, nei diagrammi di processo, eccetera, una regola generale dell'UML che permette in qualche modo di estendere il significato di un oggetto che già esiste. Per cui, quando dico è un caso d'uso, ma è un caso d'uso particolare, di tipo summary, di livello summary, allora posso appiccicargli un'etichetta che lui chiama stereotipo, che chiamo summary. Viene indicato con questo simbolo di doppie frecce. Quindi per essere al massimo preciso, applico a questi due casi d'uso lo stereotipo di tipo summary, dicendo guarda, interpretalo in questo modo, perché sì, è un caso d'uso, ma è un caso d'uso di tipo, no, da un colore diverso, una sfumatura diversa al concetto che comunque è quello di un caso d'uso. Nelle slide che avevamo visto, che erano sull'include e sull'extend, la parolina include e la parolina extend erano scritte con questa sintassi, no? Perché in qualche modo stanno a dire guarda che questa è una relazione tra due casi d'uso, il tipo di relazione, la natura di questa relazione, la sfumatura di significato che si porta a questa relazione è quella di un'estensione o di un'inclusione. Quindi ogni volta che vogliamo modificare un po' il significato di un oggetto, facendolo ricadere in una categoria ben precisa, più specifica, possiamo usare questo meccanismo, no? Questa notazione. Poi abbiamo altri attori nel nostro sistema e noi abbiamo l'utente. Ad esempio ci aiuta a cosa? Ci aiuta a ripercorrere il processo e vedere chi fa le cose. E sicuramente abbiamo l'utente che può fare cose, che può interagire con il sistema. Quindi l'attore, utente. Cosa può fare? Utilizzare il biglietto. Utilizzare il biglietto vuol dire timbrarli, ma magari vuol dire, non so, ricaricarci delle corse, perché questi sono biglietti a perdere, quindi non ha... In questo esercizio specifico l'unica cosa che faceva l'utente era timbrare, nella quale l'utente interagiva con il sistema. Anche qui ovviamente siamo a livello summary. E poi abbiamo l'azienda. L'azienda dei trasporti, giusto? Faceva delle cose, emetteva i biglietti. Emetteva i biglietti, verificava gli elenchi, confermava i pagamenti. Quindi sicuramente abbiamo un attore che fa le veci dell'azienda. Che agisce per conto dell'azienda. Ovviamente non è l'azienda che si collega, l'azienda non è una persona, ma sarà una persona che per conto dell'azienda
con le credenziali dell'azienda interagisce col sistema. Notiamo che né azienda né utente compaiono nel modello delle classi. Per due motivi diversi. Azienda l'avevamo escluso perché è il nostro contesto, il nostro ambiente in cui operiamo, quindi è inutile rappresentarlo, è il contenitore di tutti. Utente l'avevamo escluso perché non sappiamo nulla di lui, non abbiamo informazioni da memorizzare. Ciò nonostante, e quindi non abbiamo informazioni da memorizzare sull'utente perché le conosciamo, non abbiamo informazioni che dobbiamo memorizzare a proposito dell'azienda perché è una sola, quindi queste informazioni sono implicite. In entrambi i casi non abbiamo informazioni da mettere nel modello concettuale. Ma questo non impedisce a questo utente anonimo, finché vogliamo, di timbrare il proprio biglietto e quindi di interagire col sistema senza che io lo conosca. L'utente normalmente si riconosce, si qualifica al sistema fornendo delle credenziali. Io sono studente perché ho messo la mia password da studente e quindi tu sistema mi riconosci come studente e mi fai fare le cose che sono permesse dallo studente. In questo caso l'utente non ha credenziali, non ha password, ma si fa riconoscere per qualcosa che ha, ha in mano il biglietto. E quindi il sistema lo tratta da utente perché ha in mano il biglietto. La macchinetta gli fa bip senza chiedergli il nome, ma fidandosi del fatto che se ha quel biglietto in mano è un utente. E idem all'azienda, c'è qualcuno dell'azienda, non sappiamo chi è. Il sistema ovviamente lo saprà, ma non fa parte delle informazioni gestite dal sistema, che svolge altre funzioni. Quali sono le funzioni dell'azienda? Beh, emettere i biglietti, prima di tutto. A livello summary, però, mi verrebbe comunque da dire gestire i biglietti. La frase che scriverei, che l'azienda deve in qualche modo anche lei gestire l'emissione dei biglietti. Poi questa emissione dei biglietti, alcuni passaggi li fa l'azienda, alcuni passaggi li fa il rivenditore. Però mi sembra che il modo più naturale è dire che l'azienda anche lei partecipa a questo caso d'uso, a livello summary gestisce i biglietti. La gestione dei biglietti è condivisa, è una funzionalità condivisa tra rivenditore e azienda. Poi quando scenderemo a livello di gergone diremo che alcune cose le fa il rivenditore, altre le fa l'azienda, non è che c'è confusione. A livello summary però vediamo chi è coinvolto lì dentro. E direi anche la gestione dei pagamenti vale lo stesso ragionamento. Quindi a questo punto lo metto di là, così il disegno è più facile, è più bello, si incrocia di meno. Identificato gli attori, tre, e le macro aree in cui questi attori lavorano. Qui siamo a livello summary. A questo punto cosa possiamo fare? Scendere a livello user goal e crearci tre diagrammi dei casi d'uso a livello user goal, uno per ciascun livello summary. Quindi possiamo dire, facciamo un diagramma
dei casi d'uso per la gestione dei biglietti. Adesso purtroppo qua Asta ha un bacchetto per cui il nome del diagramma non me lo scrive qua in alto, no? Lo scrive qui, lo prende come nome, lo scrive qua sopra, ma normalmente in alto a sinistra dove c'è, siamo stati abituati a vedere i nomi dei processi, c'è un campo di testo, ma ci scrivo qualcosa, ma è scollegato da questo, quindi dobbiamo, possiamo aggiungerlo così a mano, non lo prende da qua. Vabbè, piccolo bacchetto del programma che c'è sempre stato, non ho mai corretto. Ok, quindi possiamo pensare di dire ok, questo è il nostro livello summary, sono le aree funzionali del sistema. Noi siamo partiti, fate caso alla dualità, siamo partiti chiedendoci chi sono gli attori e che cosa possono fare dal punto di vista degli utenti, ce lo siamo chiesti, e questo diagramma una volta che l'abbiamo fatto si può leggere anche dal punto di vista del sistema e dice questo sistema sarà diviso in tre macro aree funzionali: la gestione dei biglietti con il loro ciclo di emissione, la gestione dei pagamenti e l'utilizzo dei biglietti da parte degli utenti. Quindi ci saremmo arrivati anche se fossimo partiti dal sistema, chiedendoci quali sono le aree funzionali, le macro funzioni che il sistema deve offrire. Però sarebbe stato forse più difficile. Partire dall'utente di solito semplifica e accelera un pochino i ragionamenti. Iniziamo ad aprire la nuova pagina. Per la gestione dei biglietti cosa facciamo? Creiamo un nuovo diagramma di casi d'uso che chiamiamo gestire biglietti. Quindi vado qui qua, non clicchi mai dove vorresti. E ci portiamo dentro. Lo sappiamo già quali sono gli attori, rivenditori e aziende. Qui c'è scritto quali sono i due attori che intervengono qua, rivenditore e azienda. Quindi lo vado a prendere, non lo creo da zero, devo andare a prendere da qua perché non voglio creare un duplicato. Poi qui avendo fatto pasticcio sono comparsi gli attori zero, cose varie, che cancello. E qui mi dovrò chiedere invece a livello user goal quali sono. Siamo nell'ambito gestione dei biglietti, quindi non è più l'intero sistema, la parte di gestione dei biglietti. Quali sono le azioni che si fanno in quest'ambito e poi chi le fa? Le azioni che si fanno sono l'emissione dei biglietti, emettere un biglietto, sono attivare un biglietto, e basta, non mi ricordo, andiamo a vedere il processo. L'azienda emette il biglietto, il rivenditore lo attiva, l'utente convalida ma non fa parte della gestione dei biglietti, fa parte dell'utilizzo biglietti. E la parte di pagamento potrebbe essere controlla l'elenco dei biglietti. In cui magari ha le matrici dei biglietti che ha staccato, che ha emesso, e fa ancora parte della gestione dei biglietti, non tanto dei pagamenti. Quindi è verificare elenchi, biglietti emessi, biglietti attivati. Biglietti. Dove l'azienda l'ho messa al contrario. L'azienda pensa all'emissione del biglietto,
il rivenditore poi man mano che li vende li attiva e poi a fine mese o comunque in qualunque momento può verificare i biglietti che ha attivato. Poi nel sistema vero ci sarebbero altre funzioni tipo la modifica, lo cancella, annulla l'operazione, invalida il biglietto perché è strappato, insomma. Queste sono quelle che abbiamo tratto dal processo. In questa fase stiamo giocando tra processo e casi d'uso. Può darsi che ci accorgiamo qui che nel processo, che in questo momento può darsi che ci accorgiamo che nel processo abbiamo dimenticato qualcosa e quindi dobbiamo andare a modificarlo. La stessa cosa che facevamo tra processo e modello concettuale: se in un processo definisco un'azione, deve esserci la parte del modello concettuale che contiene i dati che servono a quell'azione come input e dei dati che quell'azione produce in output. Quindi noi facciamo un diagramma ma sempre andando a giocare almeno su due tavoli, cercando di mantenere sempre la coerenza. Questi casi d'uso, se vogliamo identificarli, sono casi d'uso a livello user goal. Quindi volendo potremmo aggiungere anche qua uno stereotipo user goal a tutti e tre. Ma poiché la maggior parte dei diagrammi di casi d'uso che faremo saranno a livello user goal, semplifichiamoci la vita e diciamo che quando non c'è lo stereotipo è sottinteso user goal. Ok? Quindi possiamo scrivere, va bene, se non lo scriviamo mettiamoci d'accordo per convenzione all'interno del corso che diamo per scontato che sia user goal. Quindi quando è summary lo scriviamo, quando non scriviamo nulla per default sarà user goal. Al nostro interno ci possiamo mettere d'accordo così evitiamo di scrivere troppe volte o ripetere cose che possiamo sottintendere. Mentre siamo sull'editor volevo farvi vedere dove stanno nell'editor le funzionalità includi ed estendi. Sono queste frecce E di extend e I di include. In realtà potrei fare una freccia qualunque che lui chiama dipendenza di qualche tipo e poi appiccicarti lo stereotipo che mi piace di più, ma visto che questi due stereotipi, questi due tipi di relazioni, l'inclusione e l'estensione, sono state definite a monte, chi ha inventato il programma ha pensato di fornirle come tasti di primo livello, funzioni di primo livello. Se dovessi obbligarmi ad usarli adesso, io potrei pensare di mettere un'estensione qua, no? Dico, io ho appena attivato un biglietto, ma fammi un attimo controllare se l'ho attivato giusto, se ci sei nell'elenco, se ho sbagliato, quante cose mi hai detto? 10, ah, ti ho caricato 15, andiamo a vedere. Quindi può darsi che nella procedura di attivazione del biglietto possiamo immaginare di avere una scorciatoia che mi fa passare direttamente alla visualizzazione dell'elenco dei biglietti attivati, perché magari mi serve. Ho venduto il biglietto, poi le sigarette, poi la marca da bollo, poi è arrivato l'altro, poi mi ha fatto confusione, non mi ricordo più cosa ho fatto, poi ho acceso quel biglietto che ti sto dando in mano, lo andiamo a vedere. Quindi questo caso, in questo caso, lo vedrai come un'estensione. Mentre sto facendo questo, posso avere il desiderio, la necessità, la comodità di passare direttamente alla verifica dei biglietti attivati e quindi la visualizzazione degli stessi. Quindi dal punto di vista dell'interfaccia è molto semplice, basta disegnare la freccia, si porta da dietro la parolina extend e a questo livello non diciamo di più.
quando vedremo poi la narrativa, quindi descriveremo cosa si fa per attivare il biglietto, dovremo spiegare bene a che punto lui può scegliere eventualmente di passare dall'altra parte. Ok? Allora, ci facciamo una pausa, poi invece vediamo come si scrivono le narrative.